Una grande sfida attende questo governo, la squadra è formata, lavoreremo in sinergia con il governo nazionale. Ecco le parole del presidente Renato Schifani alla presentazione della giunta. Sono state giornate difficili, ma ce l'abbiamo fatta. Alla domanda se si sentisse delegittimato perché due nomi sono stati imposti da Roma, il governatore ha chiarito seccamente: ho una giunta legittima. I nuovi assessori sono Luca Sammartino, che sarà anche vicepresidente e ha la delega all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Edi Tamaio alle attività produttive, Andrea Messina alle autonomie locali e funzione pubblica, Elvira Amata ai beni culturali e all'identità siciliana, Marco Falcone all'economia, Roberto Di Mauro all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Nuccia Albano alla famiglia, politiche sociali e lavoro, Alessandro Aricò alle infrastrutture e mobilità, Mimmo Turano all'istruzione e formazione professionale, Giovanna Volo alla salute, Elena Pagana al territorio e ambiente, Francesco Paolo Scarpinato al turismo, sport e spettacolo. Le priorità per Schifani e la sua squadra sono la lotta alla criminalità organizzata, il lavoro per i giovani, il rilancio dell'economia anche attraverso l'attrazione dei nuovi investitori. Il massimo dello sforzo che si possa tradurre in cambiamento dell'efficienza amministrativa, ma della crescita del PIL, attrazione investimenti, aumento dei posti di lavoro, che porti i giovani a non lasciare la propria terra. Massimo contrasto alla criminalità organizzata, nessuna digressione, nessuna distrazione.